Ciao amiche e ciao amici, cos'è la seduzione passiva e come funziona? La seduzione passiva funziona nel senso che si dà l'illusione all'altra persona di averci sedotto. In realtà è passiva perché non si fa nulla di attivo, si mandano semplicemente degli stimoli. Addirittura questi stimoli nella seduzione passiva possono essere contrari a quelli che normalmente si pensa, cioè lo stimolo può essere di allontanamento ad una persona, cioè allontanare una persona, perché spesso gli esseri umani sono un po' come gli asini: se tiri la corda da una parte, loro tendono ad andare dall'altra parte, tendono a dare una risposta polare. Per essere mandati al polo nord, gli si deve ordinare di andare al polo sud. E allora, nel momento in cui dici a una persona: ma ho notato che da parte tua c'è, non so, un interesse, io non vorrei dar luogo a fraintendimenti perché in questo momento voglio stare da solo, voglio stare da sola e poi secondo me no, io non sono la persona giusta per te. Nel momento in cui fai un discorso del genere, stai applicando una tecnica di seduzione passiva. Stai applicando tecniche di seduzione passiva perché automaticamente, istintivamente, l'altra persona sarà stimolata quasi compulsivamente a verificare, ad accertare di non avere capacità di coinvolgerti, e quindi sarà lui o sarà lei che farà dei passi per stimolarti, farà dei passi chiari verso di te. Ma mentre uno fa dei passi, si coinvolge fondamentalmente, perché nel momento in cui noi cerchiamo di sedurre qualcuno, piano piano ci coinvolgiamo. E questa è l'essenza della seduzione passiva, è proprio quella di non fare nulla di attivo, nel senso di avvicinamento verso un'altra persona, ma indurre l'altra persona ad avvicinarsi. E può essere fatta attraverso diversi stimoli che passano, diciamo, la regola di fondo è: ti nego da un punto di vista logico e ti attraggo da un punto di vista analogico, cioè con il comportamento, con la gestualità, dando stimoli visivi, ma a livello logico bisogna allontanare dicendo: no, non penso che io sia la persona giusta, meglio dire questo qua, oppure ci fossimo conosciuti nel momento giusto, ma ci siamo conosciuti nel momento sbagliato. Questo è un segnale che non si doveva iniziare una relazione, cose di questo genere. È importante scoprire la seduzione passiva perché permette di ottenere ottimi risultati, diciamo così. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale, avrai la possibilità di fare una domanda postata nei commenti e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un mi piace e condividilo con i tuoi amici su Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube, dove vuoi. Ciao!